Ciao a tutti e benvenuti all'Osservatorio Astrofisico di Torino. Iniziamo la visita. Questo è il centro di ricerca dell'Osservatorio Astrofisico di Torino. In questi spazi abbiamo svolto le attività di alternanza scuola-lavoro. Seguitemi. Questi sono gli uffici nei quali abbiamo affrontato la parte vera e propria di alternanza. Venite, vi faccio vedere il resto della squadra. Comunque, questa è la sala conferenze dove abbiamo svolto gran parte della nostra attività di alternanza scuola-lavoro. Durante i nostri incontri abbiamo elaborato e analizzato immagini di una stella variabile, la FY Lacertae. Dai dati estratti abbiamo potuto capire che la stella in questione avesse una variabilità in un ciclo di 270 giorni circa. È stato fornire agli studenti le basi per poter fare il lavoro, quindi sia le basi teoriche, spiegare che cosa sono le stelle variabili, per dire, sia i metodi necessari per l'analisi dei dati. L'obiettivo di questo lavoro è lo studio di una particolare classe di oggetti celesti che sono chiamate stelle variabili. Gli studenti apprendono tutta quanta la procedura per arrivare al prodotto finale tipico di un lavoro scientifico, cioè una pubblicazione. Condurre un pochino i ragazzi, ovviamente noi abbiamo più esperienza, essendo questo il nostro lavoro, condurre gli studenti verso la conclusione del progetto, verso il risultato finale, che è un articolo che è stato pubblicato su un sito web dove ci sono raccolti un gran numero di articoli scientifici. Assolutamente sì, anzi dirò di più, il progetto è già stato riproposto quest'anno con dei ragazzi della stessa scuola che stanno lavorando su un progetto, diciamo, molto simile su delle sorgenti diverse. L'esperienza non è stata fine a se stessa, e non è stato semplicemente un ripetere un qualcosa di magari già noto, ma è stato un fornire degli strumenti a degli studenti e vedere, apprezzare che questi strumenti, oltre ad essere stati acquisiti, sono anche serviti per andare oltre, che è questo l'obiettivo, no? Non è che vogliamo dare un qualcosa di già confezionato, già fatto, dove sappiamo già dove arriviamo, hai fatto il tuo compitino e finita lì, no. L'idea è proprio di riuscire a fornire degli strumenti che consentano agli studenti, anche già nel corso dell'attività, di avere delle idee, inventarsi qualcosa, fare delle proposte, cioè fare un passo avanti rispetto a quello che era già precucinato. Ecco, insomma.